lockdown rimandato al 3 maggio. E allora io stasera dico, ma guardate, me ne festeggio questo venerdì santo, che bisognerebbe essere tutti molto tristi, ma io festeggio ancora un mese qua in cima a una collina senza poter vedere i miei genitori o comunque inserirmi in una società qua, in un paese che non conosco, che devo imparare a conoscere, ma imparerò, arriverà il momento. E allora stasera una bella pinza con i funghi e la rucola, con un'oliva sopra e spumante, menino. Stasera festeggio, guardate, ho bisogno di festeggiare proprio perché ma vaffanculo a tutto. Se ne passa, qua. Andremo poi a giugno, poi andiamo a Ferragosto e rimango qua su in cima. Vabbè, quello che devo imparare imparo, medito, aspetto, ma non digiuno, non digiuno. Col tappo verde, bianco e rosso, questa è una figata. Ma poi vi faccio vedere una cosa. Auguri, auguri, speriamo sia migliore. Dai, evviva il 2020, vedrai che sarà migliore. Opla, opla, tappete. Yeah, guarda qua. Lo spumante dei puffi, yeah. Come si tratta il nostro Frank? Vabbè, dai, festeggio il Capodanno in ritardo. Speriamo che sia migliore, questo 2020. Ah, benissimo, stasera proprio festeggio Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta, Venerdì Santo e Ferragosto. Tanto saremo ancora in lockdown, yeah! Bene ragazzi, non è veramente, io stasera poi non ce l'ho fatta e li ho invitati tutti qua, ce ne siamo battuti il cazzo del lockdown, intanto siamo qui in cascina, non è che ci possono vedere, e ho invitato degli ospiti. E bene, non ne ho potuti invitare tutti perché tutti non c'erano, erano bene, poi c'era la Clelia che stava a pulire la polvere, il mago di Jerry l'abbiamo tenuto nello sgabuzzino. No, comunque siamo qua tra uomini, ma manca Riccardo perché era a giocare a biliardo, perché è venerdì, stasera è venerdì e quindi lui gioca a biliardo. E insomma, ne manca qualcuno, ma siamo tutti, ve li vado a presentare. Amici, dai, presentatevi uno alla volta, ditemi un po' cosa ne pensate. Festeggiamo stasera, si festeggia. Ma sì, Frank di Radio Indaco, ma sì, ma facciamoci un brindisi, dai, stasera ce ne freghiamo di tutto, brindisi del lockdown, ci siamo riuniti tutti qua e facciamo una grande festa. Dai, butta giù lo spumante blu. Ma che buono, prima, quando parli dell'alberello però non sei, è così invece è andato, un brindisi, viva il 2020! E vabbè, dai, Frank da Radio Indaco, stasera ci stiamo, non c'è Aclelia, non hai chiamato Aclelia, non hai chiamato Ciro, non hai chiamato tanti altri, ma dai, se facciamo una tavolata tra noi uomini, dai, lasciamoci perdere, lasciamo i rancori, e ci mandiamo, beviamo tutti questo, ma che hai fatto con i puffi, hai stritato i puffi per fare questo spumante, oh, però... Ma di la verità, mi piace, meglio dei melanzani! Come se beve sta roba? Ma come se beve? Comunque continuo a vedere gente con la mascherina, no? Che se la tirano giù, che se la mettono qua. Cosa servirà? Porta bacini e basta. Fa più male che bene, perché se no te la tieni prima qua, poi la abbassi, te la tieni qua. Cioè, festeggiare. Il vino blu, lo spumante blu. Dall'inizio dell'epidemia buono. Non è che se ci beccano che poi ci fanno un culo così ci fanno la multa, ragazzi, ma mi avete invitato anche a me, ma non è che poi fa male questa roba qui, perché a me non è che mi piace tanto. Vabbè, dai, ne bevo un sorso anch'io tanto per festeggiare, ma sorcini, ma cosa mi avete dato da bere prima? Mi rende isterico. Va bene, dai, auguri a tutti, ma se ci becca la Clelia, se ci becca. Interessante davvero, ma misterioso questo spumante blu del Pizza e Pizza di Castelletto d'Orba. Ma secondo me ci ha messo qualcosa dentro, perché inizio a vedere Draghi. Ma questo signore che dice che sono balle quelle sul 5G, che c'ha una faccia da toporagno micidiale, un giorno ne dovrà pagare conto, perché se avrà dei figli un giorno dovranno chiedere al loro padre se ha portato qualcosa a sto 5G o no. Magari no, magari sì, magari non relazionato al coronavirus, ma chissà qualcos'altro, giù. Dai, vai, festeggia, Tilly, festeggiamo tutti. Tieni, Tilly, tieni la bottiglia,
Sul Piemonte, tempo stabile. Evviva il 5G! Evviva la merda che ci fanno respirare! Evviva la diossina! No, cioè, che il tiri non è che si può bere un bicchiere, basta! Lui si beve tutta la bottiglia! Anzi, c'ho la 52esima bottiglia! Il Tilly, poi inizia a vedere i puffi. Ah, sì, sì, i puffi sono fenomenali e meravigliosi. Un saluto, tanti auguri del Tilly. L'importante è che poi non arrivano quegli altri là che rompono coglioni. Ah, il Tilly, quante ne ha viste lui. Ma cosa ci hai messo i puffi dentro? Che sto iniziando a vedere Draghi dove mi stanno inseguendo i puffi ovunque. Passami la bottiglia, Tilly, Bri, ma no, Bri è una figata, perché Bri stasera io sarei voluto andare Bri da Milano perché c'è la Rolling Stone che c'è quella con le bocce, ma dai, anch'io Bri, la boccia me la bevo anch'io, ma sì, dai, attacchiamoci alla bottiglia. Tanto qui siamo tutti astigmatici e ce ne battiamo il cazzo, dai, un saluto da Tale De Silvere, ma tu sei quello, sei Tale dei Pornoreste, ma sai che sei il più vecchio in radio, Bri, ma che figata, oh, ma che figata. Lo dicevo, Rocco, che poi non sono così, no? Anch'io mi piace festeggiare ogni tanto, dai. Senza preoccuparsi dei contatti già registrati all'interno, con circa 40 degenti. Dai, Ciro, su, bevi anche tu, Michele. Anche acqua minerale, stasera festeggiamo tutti, vuoi dire? Ma io vorrei solamente un po' d'acqua minerale, mi basterebbe solo un po' d'acqua minerale e niente di quel vino lì, poi mi gira la testa e vedo più stelle di quelle che ci sono al cimiterino. No, no, grazie, comunque grazie di avermi invitato anche a me. Ma cosa fate? Ma ragazzi, dovete stare attenti, è pericoloso in questo periodo, ma dovete starvene tutti a casa, nella vostra stanza, ma state attenti, state. Poi vuoi mettere il tartufo, visto tartufo stasera, pizza e pizza a Castelletto d'Orba, buonissimo, buonissimo, ragazzi, adesso ci stiamo mangiando tutti un tartufo, proprio così, festeggiamo Venerdì Santo, è domenica che si festeggia, vabbè. Domenica non potevamo radunarci. Comunque al telegiornale stanno dicendo che parlano del 5G, dicono che non c'è nessuna correlazione col coronavirus. Ma forse è vero, col coronavirus forse no, ma se ne aggiungerà altre. Se ne aggiungerà altre al coronavirus, poi con questo 5G. Questi parlano perché sono pagati dai padroni della terra. Telegiornali, Comunque bella gente, stasera un po' scherzato, così tanto per tenere un po' d'allegria, per fare un po' la macchietta come sono sempre stato fin da bambino. Alle elementari la mia maestra Sacchini mi faceva fare la macchietta nell'intervallo, facevo qualche recitino insieme all'amico Gianni Mongiardino, lui suonava la chitarra, io facevo un po' il mimo, tutti i miei compagni di classe si divertivano e questo mi bastava. Poi nella vita ho continuato facendo musica perché vedevo che si divertivano i miei amici. Spero con la radio, spero con queste macchiette, ma non sarà più come prima. Sto vedendo a One lì che adesso girano e vanno al ristorante con la barriera davanti, e una vita diversa da quella che abbiamo fatto fino adesso, ma è così. Un abbraccio a tutti, ciao da Frank.